Se acaba de aprobar una nueva ley en homenaje a Falio Roland por cumplir 35 años de actividad musical. Ambas cámaras han aprobado esta ley para que todos puedan bailar y divertirse con esta sensacional orquesta. Con ustedes, Freddy Roland. Salió, salió. Qui qua qua, che parlano in triade. Tipo, qui dice, ecco zio Paperino, che ci porta dei gelati. Oppure, arriva zio Paperone e ci porta tutti a Disneyland. Che sforzo, non ce la... Oppure ancora, e ragazzi, cosa ne direste di andare tutti a... pescare dei pesci che ce li mangiamo fritti, che ci piacciono tanto, ecco. Ora, già da queste poche frasi pur banali, se volete, si può evincere come a quo toccassero sempre le preposizioni semplici, le congiunzioni, a volte addirittura solo la virgola. Tipo, ehi ragazzi, attenti che andando in mezzo al bosco rischiamo di trovare le vipere col veleno che ci fanno del male, ecco. E questo è sempre stato il vero problema di quo, oltre anche a un problema di ubicazione che non sapeva neanche lui esattamente dov'era. Voglio dire, tu chiedi qui, dove sei? Sono qui. Tu chiedi a qua, dove sei? Sono qua. Tu chiedi la quo. Cosa ti dice? Sono qua, cosa vuol dire? Difatti neanche lui ha mai scoperto dov'era. Lui è sempre stato tra qui e qua. Finché un giorno si arrabbiò moltissimo coi fratellini e disse, basta, io non voglio più essere di passaggio. Io voglio o iniziare o finire una frase. I fratellini lo guardarono esterrefatti e gli dissero, cosa? Detto. Non lo dico. Però si capirono lo stesso, per fortuna, e fecero una specie di qui pro quo. Anzi no, qui rimase lì, un qua pro quo, qua quo e quo qua. E ci fu una frase di questo tipo. Qui iniziò dicendo, ehi ragazzi, zio Paperino trema, come se... Come se... Come se cosa? Trema. Grazie. Prego, perché sono gentili anche. Cosa fai la virgola? Non puoi finire la frase con la virgola! Non lo so, l'avete iniziata voi questa perla di frase e finitevela voi. Ecco, questa è sempre stata la sindrome di Quo. Io mi chiedo, quanti di voi soffrono della sindrome di Quo? Ecco, la sindrome di Quo, come avete capito da questi esempi, è avere un sacco di cose da dire e quando toccherebbe a noi dirle, potremmo, anzi dovremmo dirle, non ci viene niente da dire. O peggio ancora, diciamo delle stupidate. Io, per esempio, nella mia vita ho sempre paura di essere frainteso, perché la gente cerca sempre i sottosignificati nelle cose che dici, il sottotesto, no? Non so, dice, mi ha detto quella frase, ma chissà in realtà cosa voleva dirmi. Insomma, mi ha detto ciao, chissà cosa voleva dirmi. Oppure non mi ha detto niente, chissà cosa voleva dire, niente in quel caso. Io, per esempio, vado spesso all'aeroporto, non che poi parta, però mi piace andare all'aeroporto. Poi mi piace, non so perché, mi piace l'aeroporto, è una cosa, sai, i numerini, gling, 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 tutti quelli, gli aerei che, prendendo, infatti non li prendo mai anche per quello. Mi porto sempre la valigia, perché non vorrei che qualcuno dicesse, va quello lì senza valigia. Se qualcuno dice, va quello lì con la valigia, cazzo vuoi, sono all'aeroporto, c'ho la valigia. Ma no, ma non me lo dice nessuno, è vuota, ma la gente non lo sa, questo è bello. Mi scelgo anche esattamente qual è l'aereo che non devo prendere, cioè sono uno preciso io, mi compro il biglietto, mi costa anche un po' questo hobby. Comunque, solo che una mattina avevo deciso di non prendere un aereo prestissimo, alle 8 di mattina, che andava a Mestre. Non so neanche se c'è l'aeroporto, potevo prenderlo, non prenderlo a mezzogiorno che andava in Thailandia, no, alle 8 a Mestre, vabbè. Ho puntato la sveglia, poi ho detto dormo ancora 5 minuti, alla fine ho dormito mezz'ora e ero in ritardo, non ho neanche fatto tempo a lavarmi. Cioè non mi lavo mai, ma almeno così senza acqua, neanche così senza acqua ho fatto tempo a fare, niente. Sono arrivato all'aeroporto, qui a Linate, a Milano, era inverno, c'era la nebbiolina, no? Pioviginava, io mi sentivo tutto, cioè non si riusciva neanche a alzare la... Mi sarà capitato anche a voi, immagino. E mi sono pentito, ho detto, ma chi me l'ha fatto fare? Quando improvvisamente ho visto lì nel foyer dell'aeroporto, nel... Nel
nell'androne lì, come si chiama? C'è un nome, la Frullino, insomma, lì nel... Ho visto una ragazza bellissima, ma proprio bella, bella, abbronzata, con le fossette, con la minigonna. Cioè, non che stessi a guardare, bella dentro, voglio dire. Cioè, io la devo fuori, ho detto, chissà dentro come sarà. Chissà che pancreas avrà, che fegato, mi sono detto. E così, senza motivo, mi è saltato sul buon umore. Mi vedevo il sole, mi sentivo lavato, tutto bello, mi sembrava. E mi è venuta voglia di andare là a dirglielo, sei bella, così gratis. Cioè, non volevo che mi pagasse, perché ho detto, sei bella. Mi sembrava un bel gesto gratuito. Quando poi mi sono detto, adesso figurati questa come fraintende. Vede uno come me con i suoi problemi, perché le ragazze carine hanno il sesto senso, anche il secondo, cioè nasano subito quando uno non si lava. E cosa potrà dire? Ecco, io sono qui all'aeroporto, sono carina, so di essere carina, perché quelle carine sanno di essere carine, c'ho la minigonna, so di avere la minigonna, perché l'ho messa di questa mattina, non sono mica cretina, infatti non era neanche cretina, leggeva Panorama, insomma. E leggere Panorama all'aeroporto è un classico, come l'Espresso alla stazione, insomma. No, ma è vero, eh. Io ho visto una volta una ragazza che leggeva l'Espresso alla stazione, ma mentre andava proprio, non è mica facile. Non aveva la testa, no, due gambe così aveva, perché non è... Insomma, cosa potrà dire? Ecco che arriva il solito galletto che vuole... Ma io non sono un galletto, come fare a spiegarglielo? Io non ho mai detto sei bella una che non conosco. Veramente neanche una che conosco. Un po' perché sono tutte cioste le che conosco. No, ma anche fossero carine, io sono timido dentro. Però quella volta lì non so perché mi sentivo un coraggio che non so da dove mi partiva. Non voglio neanche saperlo, guarda. E mi sono detto, ma perché deve fraintendere? Cioè, i gatti, quelli non fraintendono. Voglio dire, tu vai da un gattino. Queste sono le risate, hai capito quella dell'Espresso di prima, gliel'ha spiegato. Dicevo, tu vai da un gattino, gli fai una carezzina, se quello fa le fusa, vuol dire che gli piace. Non è che devi stare a interpretare perché ha fatto le fusa, cosa voleva dire quando faceva le fusa, se le ha fatte per non farti rimanere male. No! È un fatto meccanico, fuso uguale gli piace, non gli piace, fa, tu capisci, te ne vai. E questo è bello perché, come con Rita, Rita è la mia ragazza, forse qualcuno di voi la conosce, spero non tutti, insomma, è un po' espansiva, ma insomma non esagerare. Io ogni tanto mi avvicino a Rita, lei fa, io capisco e me ne vado, ma sono contento perché so che è sincera. Rita c'ha il suo bel caratterino, mi ricordo una volta avevamo litigato, lei se ne stava andando, era già lì con la valigia sulla porta. Proprio con la valigia sulla porta, cosa fai? Sono qui. Io ho detto, no, ma aspetta, ti devo parlare. E lei, me lo dici mentre esco. Ma no, è una cosa lunga. Vabbè, esco piano. Io mi sono arrabbiato. Scopiamo, scopiamo, te risolvi sempre tutto scopando. No, esco piano. Ha aperto la porta, flap, perché c'era la valigia che si era dimenticata. Però devo dire che ogni tanto anche lei è affettuosa. Ogni tanto si avvicina e mi dice, ti voglio bene. Io al massimo le dico, idem. Ma proprio... Deve esserci il sole, deve essermi lavato, c'è condizioni molto particolari. Non so, lei dice, è arrivato l'idraulico, io idem, non è che io dica molte cose. Però quella volta lì mi sentivo questo coraggio. Ecco, fate conto che la ragazza all'aeroporto fosse qua, mettiamola qui. Era uguale, un po' rotondotta. Si vedeva che aveva girato il mondo, aveva tutti gli adesivi degli stadi. Io ero qui un po' defilato e ho detto, adesso vado lì e glielo dico. Vai! Sono andato dritto, ho perso il tempo giusto. Allora davanti allo specchio mi sono detto, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare allo specchio. Sì, 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 grazie, grazie, grazie. L'ho messo via che lì te lo fregano nell'aeroporto. E allora ho detto, adesso ci vuole un po' più coraggio, vai, vai. Idem. Ho detto, non deve aver neanche sentito per fortuna. Ho detto, no dai, ci vuole ancora più coraggio. E ho cominciato a girarla intorno così proprio. Ho fatto una ventina di giri. Dopo un po' si è creata una fossetta per terra. Ecco, forse grazie alla fossetta che le ricordava le sue fossette, chi lo sa, si è resa conto di me. Mi ha guardato con un'espressione esplicita, proprio come dire, buongiorno, mi dica pure, io sono qui ad ascoltarla. E dico, senti, senta, non sapevo se dare del lei o del tu, sentono, così non sbaglio. E, ecco, detto con un'espressione un po' abusata, e lei ha cominciato a fare uno strano gesto, ma proprio strano. Madonna, la gattona, ho pensato, il linguaggio non verbale, io sono forte con il linguaggio non verbale, allora anch'io ci ho dato dentro. Non c'avevo il visca, sennò chissà come andava a finire. E lei continuava, ma più che altro faceva. Forse aveva l'aereo che le partiva, dico stringo, stringo. Ecco, detto con un'espressione un po' abusata che non uso mai, ma che rende perfettamente, e lei continuava, stringo, sei bellissima. Fetta! Gliel'avevo detto ed ero contento. E devo dire che anche lei si è rilassata. L'espressione perplessa che aveva prima le è scomparsa dal volto. Mi ha sorriso, le si è creata un'altra fossetta qua. Un'altra qua.
Un'altra qua. Una faccia piena di fossetti, un po' raggrinzita ma carina, è rimasta carina. E mi ha anche detto, grazie, non è facile trovare gente gentile come lei. Io prego, virgola, non so cosa dire. Senta, perché non si siede qui, facciamo due chiacchiere? No, non vorrei non perdere l'aereo, adesso lei non può capire, ma... No, aspetti, posso offrire qualcosa da bere? No, non bevo, cioè bevo, ma se voglio ho i soldi miei, cosa lo fai, per pietà, perché mi vede qui una povera merda? No, non si offende, ecco, non mi offendo, ma comunque posso offrire una sigaretta? Fumo, ma c'ho le mie, ma va che c'è una bella testolina anche lei. Comunque dice, mi permetta di presentarmi, io mi chiamo... Ma cosa vi credete, mi sono detto, eh? Perché siete carine, abbronzate all'aeroporto da sole con le minigonne e le fossettine, tutti dobbiamo dirvi il nostro nome, fumare le vostre sigarette, andare al bar con voi? Ma allora siete proprio tutte troie! Questo è evidente che è un'esagerazione. Claudio Tisio, che simpatico umorista! Non sono bramieri, hanno scambiato. No, parlavamo seriamente. Dicevamo che il discorso che stavamo... Il suo verbo ti trasporta Mendrisio, ma che in Svizzera è senza fisio. Ne hanno 20 di queste sigarette, questi si divertono, non incoraggiateli. Cerchiamo di andare avanti col discorso. Allora, stavo dicendo, insomma, che il filo del discorso... Quanta gioia di vivere, tu mi dai fisio, sei proprio un burlone. Dicevamo che il discorso vero che stavamo facendo era relativo alla sindrome di Quo. Ecco, devo dire che in realtà la sindrome di Quo inizia prima. Uno praticamente ci nasce con la sindrome di Quo. Io mi ricordo che appena nato, la prima parola che ho detto, appena ho imparato a parlare, è stata sbarequac. Mia madre mi ha guardato un po' perplessa e mi ha detto gulp. Ho capito di essere nato nella famiglia giusta, insomma. Cioè, a casa mia si parlava così, mamma, ho fatto crash. E lei, sob. Poi mi faceva sbang, io sig, lei pat. Però ci capivamo, questo era l'importante. Ecco, devo dire che io Topolino lo compravo tutte le settimane, però poi di notte me lo sognavo, ed erano degli incubi. Ecco, se devo parlare del rapporto tra me e Topolino, parlerei di un'attrazione inquietante. E se devo sintetizzare in due immagini questa attrazione inquietante, parlerei senz'altro di la carta rugosa, Topolino di una volta, adesso non è più così, e la pubblicità della pista Policar di Paola Pitagora, vedo che qualcuno se la ricorda. Ecco, la carta rugosa perché lo poneva ben al di sopra rispetto agli altri giornaletti a carta lucida che si leggevano allora, quali Corrierino dei Piccoli, Monello, Le Ore, Men, sai quelli che se pasticciati a pennarello rigorosamente Pelican punta media, davano l'esatta sensazione di uno scarabocchio apocrifo, non so, c'era Cocco Bill, Lucky Luke, e poi sopra le corna, i baffi, gli occhiali, però sovrapposti, non so come dire. Mentre invece su Topolino, questa carta rugosa assorbiva l'inchiostro, lo annetteva. Non so, tu facevi gli occhiali a gamba di legno, un classico. Sfioravi col Pelican punta media la carta rugosa e questa macchia si allargava, diveniva parte del disegno. E tu come niente entravi in rapporto, che so, con basettoni. Cioè, sentite il suono di questa parola, il significato, per Dio, basettoni. Il giorno in cui realizzai che era in relazione con basette, cioè basettoni voleva dire grosse basette, l'ho capito dopo anni che leggevo Topolino, il cuore mancò un colpo e capì di essere parte di un progetto cosmico, la triade Bisio, Topolino, Basettoni, BTB, altro che TNT, e la pubblicità della pista Policar. Allora, faccio mente locale per quelli che non se la ricordassero. Flessuosa, infinita, irraggiungibile. Per me poi che avevo la versione a pile, velocità fissa, cioè neanche il cursore, no, un pulsantino, vai, ferma. Cioè neanche in inglese, stop, ferma, diceva. Cioè neanche l'otto vagamente parabolico, no? Un ovoide schifoso. Cioè la macchinina che mettevi davanti finiva davanti. Non usciva neanche in curva, non c'era la velocità. Facevano delle gare di resistenza, più che altro. Ma non delle macchinine nostre, il primo che si rompeva le palle aveva perso, perché... Ecco, per noi, quella del Topolino era uno schiaffo alla miseria, ve la ricordate? Un casino di corsie, ponticelli, sopraelevate, e sopra Paola Pitagora. A cavalcioni, queste macchinine che sloscele. Ma poi la faccia che aveva, a parte il caschetto amaranto, la minigonna d'argento, gli stivaloni, le calze attillate, ci mancava fosse sbirulente, no, erano attillate, almeno quello. E poi l'espressione, si vedeva proprio che diceva, Bisio. Vi ricordate, no? L'avrà detto Bisio anche voi, perché la faccia era quella, non è che...
Vi sarete sempre chiesti chi cazzo è Bisio? Stasera avete capito, ce l'aveva con me già da allora la Pitagora. Bisio? Io rispondevo. Hai visto? Io sono Paola Pitagora e faccio l'attrice. E giro film con Ugo Pagliai. Belli. Luigi Pistilli. Belli. Magda Mercatali, che è una mia collega, lascia stare, sono anche su una policar della Madonna, e te con lo voide crepa. Avrei commesso delle sciocchezze, avevo già il dito puntato sulla Jaguar Matic, per dire come ero pronto. Però devo dire onestamente che il primo approccio col Topolino non fu così brusco. Io vedevo mia sorella, più grande di me di qualche anno, che aveva già un approccio di tipo intellettuale. Cioè lei passava subito a Salvatore Gotta risponde A. E lì non c'è cazzo, era cultura quella, eh? Cioè domande del tipo, caro Salvatore Gotta, è vero che il presidente Saragat ci vuole bene? Sì. Allora era peggio di questo qua. Allora, caro Salvatore Gotta, è vero che Gianni Rivera è un grande campione? Certo. Caro Salvatore Gotta, che libro mi consiglia per l'estate? Caro piccolo lettore, ti consiglierei Il piccolo alpino. Che libro? Non capivo, ho voluto comprarlo per capire, ho capito perché. Scritto da Salvatore Gotta. Questa è vera. E comunque, insomma, a un certo punto non mi bastava più Topolino. Poi nel frattempo stavo anch'io crescendo, attraversavo quel periodo, sapete, l'adolescenza, tutti i brufoli. Che schifo. Non dite che non avete mai mangiato un brufolo nella vostra vita. Cioè non miei, cioè ognuno. Mi erano particolarmente. Vabbè, comunque, insomma, a un certo punto non mi bastava più Topolino e allora ho voluto fare un grande salto. Sono passato ai supereroi, alla Marvel. Ricordate, Thor, Capitan America, l'Uomo Fiamma, la Cosa. Ecco, devo dire che la cosa che mi sconvolgeva di più di questi supereroi era come questi potessero duellare a cazzotti in sospensione con il fumetto lungo un chilometro. Tipo, prendi maledetto uomo piccione. Non c'era, ma ci poteva essere benissimo un uomo piccione. Che cosa te ne pare del sapore della sconfitta ineluttabile e amaro come la consapevolezza del fatto che stai per cessare di esistere? Tu dici, questo è già bello che è morto. No, era più vivo che mai. E insomma, potrei stare meglio, lo ammetto. Però tu dimentichi che ho ancora una freccia al mio arco. Io conosco la tua identità segreta e so che Super Tonno e la donna Capezzolo sono in realtà la stessa persona. Dannazione, dannazzo! E non morivano mai. Allora ho fatto un altro salto, sono passato a Batman. Batman fumetto sto parlando, eh? Niente a che vedere con le versioni televisive. Ve li ricordate i telefilm di Batman? No, non i film, i telefilm. Batman con la pancetta. I manubrietti, qui. Comunque lì lo scandalo vero era Robin, quello che sta con Batman, evidente. Quello col mascherino, no? Col mantellino, non vola, c'è il mantellino, cosa fa la corsa per farlo? Non lo so. Comunque, Robin, un'età apparente che oscilla dai 13 ai 47 anni, capacità di risolvere un caso anche idiota zero, grande versatilità nelle imprecazioni, cioè lui non smadonna mai, no, lui inveisce a tema. Non so, Jolly Joker ha organizzato una scuola del crimine dove istruisce i ragazzini. Tu dici, porca troia, ti incazzo, fai qualcosa. Robin no, prende la luce di Gotham City, che arriva, eccola lì, dall'alto, un po' di taglio così, la sua posizione classica. Piccolo così, stringe i glutei, forse gli dà forza, non lo so. Poi quando vede arrivare Batman ubriaco, li stringe ancora di più, perché va bene l'amicizia, non so. E la sua frase. Per tutti gli estofanti corruttori della gioventù. Non so, Batman c'ha la febbre. Tu dici, cazzarola, chiami il dottore, fai qualcosa. Robin no. Prende sempre la luce di Gotham City, che arriva sempre dalla sua posizione classica, che non è questa. Questa è di Superman. Pirla, non voli. Ma metti che non voli. Ma c'ho il mantellino, c'hai il mantellino ma non voli. Questa qua, sì, questa qua. E la sua frase. Per tutte le manifestazioni virulente atte di fatto a indebolire le difese immunitarie dell'organismo e aventi come manifestazione peculiare l'innalzamento di temperatura. Vado, ma c'avrò mica la febbre, pensava. Insomma, allora. Allora ho fatto un altro salto. Sono passato a Diabolic. Ecco, devo dire che l'idea, proprio il concetto di Diabolic, mi piaceva. Meno la realizzazione. Intanto non capivo il perché di quella tutina da mimo. A parte il fatto che non capivo come facesse entrarci, era un pezzo unico, c'era un buco così. Ma poi, ma perché la tutina da mimo? Cosa faceva? Mimava le rapine, per forza.
Io me lo vedo lì che dice: ehi Eva, tagliamola! Attenzione Eva, davanti a noi c'è un... Cos'è questo? Un vetro? Hai detto un vetro? Chi ha detto un vetro? Chi ha detto un vetro è una merda, è un cretino! No, io ho fatto 3 anni di mimo, ragazzi, ho scusato i miei bisogni. Il vetro è così. Questo è muro. Qualcuno... Nessuno aveva pensato. Il muro a mimo si fa così. Questo, adesso mi suggerisce, questo qua è il murettino. Ma il muro alla fine si fa così, punto fermo. Sta, sta, sta. Che poi va bene se finisce qui, siamo avanti una troiata. Comunque, vabbè, non si utilizza. Ma me lo vedevo mimare tutto, diabolico. Arriva Ginko, presto Eva. Questo è un film facilissimo, 5 parole. La prima... La seconda, di passaggio, una virgola. La terza, la quarta, di passaggio anche lei. La quinta. Sai cosa diceva lei? Dumbo. Peggio di quella del vetro. Ma anche la storia dei rifugi. Io mi sono sempre chiesto, a parte il pericolo di trovarci dentro gli alpini con la grolla che mi va. No, ma io parlo di quelli di diabolici, di rifugi. Chi glieli costruiva? I casi sono due. O Diabolik è sempre stato un esperto idraulico, carpentiere, elettricista. Oppure avrà dovuto anche lui assoldare un'impresa. Di Bergamo me la vedo, non so perché. Col suo bel transit che arriva alle 8 di mattina. E avrà avuto anche lui problemi come tutti noi, non so, la moquette intita con la roccia, la tavernetta, i sanitari che non ti piacciono, gli ideal standard, sono troppo standard, gli voglio più ideal. Che ne so io. Le riloghe delle tende che non arrivano, le consegne, le fatture. C'è la partita IVA, Diabolik. Codice fiscale, sì, ma la partita è IVA. Poi me lo vedo spiegare all'architetto, dice: guardi, senta, l'entrata per la Jaguar, sì, ho la Jaguar nera, l'unico a Clerville per non farmi riconoscere, ecco, l'entrata la vorrei dopo il tornante, nel poliuretano semiroccia a rientrare, possibilmente col FAC automatico, sa, sempre di freddo, non vorrei scendere con la chiavina, poi magari mi bagno, mi raffreddo. E alla fine tutti quelli che costruivano i rifugi di Diabolik conoscevano i segreti dei rifugi di Diabolik. Cosa ha fatto? Li ha ammazzati tutti? Per forza. Io mi vedo l'ultimo operaio che finisce i lavori e dice: ehi, Shur Katif. E il citofono e quelle... Ah! Morti senza un gemito. Guarda così, guardate, la didascalia. Morti senza un gemito. Ah, non è un gemito. Comunque, non si utilizziamo. Morale, sono tornato al vecchio amore, a Topolino. Però nel frattempo ero anch'io cresciuto e certe cose non mi bastavano più, non mi soddisfacevano. Il manuale delle giovani marmotte. Cos'è? La Trecani ampliata. Che se qui qua si trovano nel regno di Curlandia. E devono scoprire come mai la radice dell'acero acerbis emana radiazioni anfoteroniche quando l'insediamento dell'erede al trono è minacciato dall'oscura stirpe degli Skrux. Sul manuale delle giovani marmotte c'è. Allora quello che volevo era un pacco. A parte che il mio era piccolo così. A parte che fughiamo subito ogni dubbio. Il fuoco con legnetto non si... 3 anni mi sono bruciato le mani. Non si fa, primo. Secondo, la cosa più intelligente che c'era sul mio manuale era questa. Diceva: come distinguere il nord dal sud. Diceva: prendi la bussola e guarda. Dove c'è il muschio, quello è il nord. Ah, ma forse io mi immaginavo che quello originale di manuale fosse in 800 volumi, così me lo vedevo. E se qui qua dovevano andare a Curlandia, prendevano solo il volume della C. Anzi, quello che andava da Cupramontana a Custozza, lì di Curlandia diceva proprio tutto, perché poi me li vedevo in pullman cantare in coro le canzoni del grande Battisti. Tanto se si dimenticavano le parole, gliele diceva il gran Mogol. Ecco, devo dire che io da ragazzino... Avrei... No, questa è brutta. È la più brutta dello spettacolo. Adesso, da qui in poi, sono tutte migliori. Cioè, a me piace, però mi hanno detto che è brutta. Io la dico sempre perché me ne frega. Dicevo che io da ragazzino avrei voluto iscrivermi all'associazione delle marmotte giovani. Però mio papà non voleva. No, dice, quelle cattive compagnie. Ma che cattive compagnie, papà, le marmotte? Ma dietro le marmotte non si sa mai. Ma cosa vuoi che ci sia dietro? Anche perché devo dire che mio papà mi ricattava. Cioè, lui voleva che tutte le estati, tutti i fine settimana... andassi in vacanza con i miei genitori, che avevano una casa in collina, in Piemonte, posto carino, c'era un cazzo. Cioè, dicevano che era carino, collinoso, insomma. Però non c'era nessun amichetto, questo mi importava. C'era mia sorella con le sue amichette, ma erano tutte un po' più grandicelle, e facevano già quei giochetti un po' birichini, sai? Quelle letture maliziosette, barzellette di cipe ciò. E me non mi volevano, no, te sei piccolino, vai. E io rimanevo lì da solo, mi ricordo, e a me piaceva giocare al pallone. Allora prendevo il pallone, era un po' più piccolo,
Però ero più piccolo anch'io, non riuscivo neanche allora ad abbracciarlo tutto. E dicevo, mamma, 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 mamma! Era un condominio, se no ero pirla. Mamma, butta giù il panino. Pum! Perché mi dava roba un po' sostanziosa, anche un po' gnunca. Mangio dopo questo, mamma. Hai sete? No, shush! Mamma! Vado a giocare al pallone. Sì, però sta attento alle zanzare. Vabbè, sto attento. La mamma è sempre la mamma. È sempre stata un po' strana, mia madre. Riposati, mamma, ha passato dei periodi un po'... No, però devo dire che quella volta lì aveva ragione lei. C'era un posto collinoso carino, però c'erano delle zanzare così grosse che la UTAM, perché fosse efficace, dovevi centrarle col flacone proprio. L'hai preso il flacone? Sì, uscivo col pallone, il flacone, gnia, pom, sbagliavo, mi era subito, boom, zanzara mi sbusava il ballon. E poi rimanevo lì col ballon sbusà, a giocare. Potevo mica giocare, dovevo giocare col ballon sbusà. Mi mettevo lì e non ero neanche bravissimo, devo dire, tra l'altro. Avevo, vedi, i pollici così un po' tesi, non so perché, no. Tanto non c'era nessuno, ho detto. Mettevo lì così, facevo... con la bocca, perché l'era sbisano, non faceva neanche rumore, devi fare così, perché... E poi aspettavo che qualcuno me lo ritirasse, no? Perché il bello del pallone è quello lì, passa, sai, si dice, no? Passa, non fa il Venezia, sai, si dice... Però non c'era proprio nessuno lì. Io aspettavo un po', non avevo neanche fretta, ero in vacanza. Metti che passi un contadino, già che passi, passa! Niente, neanche il contadino, non c'era nessuno. Allora dopo un po' andavo a prendermelo da solo, cosa devo fare? Lo mettevo lì e dicevo, adesso faccio un esterno destro. Ero forte con l'esterno destro, mi ricordo. Adesso non mi ricordo più perché è passato tanto tempo. Si faceva col destro, questo mi ricordo. A un amico che lo faceva col sinistro, ma mica è facile fare. Poi andavo a prenderlo, tutto il pomeriggio così. Tornavo a casa sporco, mamma, ho giocato al pallone, hai vinto? Sì, vincevo sempre, questa è la cosa bella mia. Poi, per fortuna, ho conosciuto anch'io Maurizio. Maurizio Zanchi. Adesso forse qualcuno di voi non se lo ricorda, ma non ha importanza. Per tutti gli altri che l'hanno conosciuto e l'hanno amato, no? Perché poi non c'erano mezzi termini, Maurizio o lo amavi o lo odiavi, no? Aiutatemi a dire, Maurizio ha rappresentato una stagione all'interno della nostra vita, anzi una vita all'interno della nostra stagione. E Maurizio era tutto quello che avremmo voluto essere senza poterlo, anzi tutto quello che avremmo potuto essere senza volerlo, anche tutto quello che avremmo creduto di poter essere senza pensare di poterlo fare, tutto quello che avremmo creduto di poter desiderare di essere senza pensare di poterlo fare facendolo. E potrei andare avanti un'ora a dirvi tutte queste cose. Ecco, in una parola, Maurizio era uno di quelli che anticipano tutto. Sei di quelli che gli racconti una barzelletta, ti anticipano il finale, quasi sempre sbagliato, e non puoi dire niente che te l'hanno ormai rovinata. Io mi ricordo che a me da ragazzino piaceva fare gli scherzi, no? Mi nascondevo dietro ai muretti per fare lo spavento. Appena mi nascondevo, non mi ero ancora nascosto del tutto, arrivava Maurizio, bah! E poi mi diceva, cosa facevi lì? Non osavo dirgli che avrei voluto, che mi aveva anticipato. No, niente, beh, guardavo, bello quel muretto lì, dobbiamo tenerlo presente. Poi mi vedeva un po' nervoso, mi mangiava le unghie. Prima che io, ovviamente, che è brutto, quando hai voglia e te l'ha già. Ecco, mi ricordo che la cosa più bella di Maurizio è successa una volta, eravamo tutti in corteo, no? Col fazzoletto rosso, sai? Tanti anni fa, sto parlando di tanti anni, si usava una volta, adesso non si usa più il fazzoletto. E a un certo punto Maurizio, che era un po' un leader così, ha guardato per aria, ci ha radunato tutti lì e ha detto che quando aveva il fazzoletto non si capiva un cazzo, tirati giù il fazzoletto, si è tirato giù il fazzoletto e ci ha detto sai ma fai la mia faccia, c'è anche la barba, tirati giù la barba, si è tirato giù la barba e, finalmente ci ha detto sai la faccia, cioè parlava così Maurizio, però noi lo conoscevamo, adesso io ve lo traduco se no non capireste, cioè lui praticamente ci ha detto voleva dire fratelli, compagni, amici. Il comunismo è morto. 1971. Che casi erano due? O era cretino o era in anticipo di 20 anni. Adesso ho capito che era, ma per noi allora era un cretino. Cioè. Ecco, io a differenza invece di Maurizio sono sempre stato un po' lento. Qualcuno diceva scemo. Io preferivo dire lento. Mi piaceva di più il suono della parola. E
per dirvi... Cosa c'è da piangere? Sta piangendo. Le ricorda... non so. Per dirvi, io sono sempre stato un po' lento, dicevo, per dirvi, io il comunismo comincio ad apprezzarlo adesso, figuratevi com'è. E io mi ricordo che a me da ragazzino piaceva fare i 100 metri, però piano. Pum! E gli altri mi dicevano, allora fai 5.000. No, se voglio fare i 100, perché devo fare 5.000, scusa? Infatti ho fatto i 100 metri ai giochi della gioventù, mi sono messo lì al blocco di partenza, prima che dessero lo sparo Maurizio era nello spogliatoio a fare la doccia con la medaglia, lui mi anticipava, appena davano lo sparo gli altri erano già a metà, io ero ancora lì che mi allacciavo la stringa, però poi pian pianino li ho fatti anch'io, questo volevo dire, sono arrivato a farli, cavolo, 100 metri, ma anche questi anni 80 che abbiamo appena vissuto, io ho amici che appena sono iniziati gli anni 80 hanno detto, qui c'è da divertirsi, hanno fatto uno strano gesto, non so neanche cosa. E devo dire che questi ci sono riusciti tanto, proprio si sono divertiti tanto, i telefoni, quella roba di capella. Altri invece li hanno presi di petto, hanno detto no, il disimpegno non ci interessa, noi preferiamo andare in galera. E ci sono riusciti benissimo, amici in galera ancora adesso. Ecco, io devo dire, per fortuna non sono mai andato in galera, però non mi sono neanche divertito, questa è la verità. Io ho cercato di capirli questi anni 80, ci ho messo 10 anni, però ci sono riuscito, mi sono liberato dell'ideologismo, del dogmatismo, dell'estremismo, del moralismo. Voglio dire... c'è da dare una bustarella a un vigile. Gliela do! Non gliel'avrei mai data una volta, adesso gliela do! E so anche come fare, il modo più usato è la stretta di mano farcita. C'è gente bravissima, gente che riesce a contare i soldi mentre ti stringe la mano. Ah, queste sono le 1.009, cioè bestiale, beccano delle robe incredibili. Ma anche il concetto di benessere, eh? Questa parola che una volta ci faceva... Invece, pensandoci bene, mica è così brutto il benessere. Già la parola è bella, cioè non è bruttessere. È benessere, ma anche il concetto, ecco, per me l'immagine del benessere è questa: tu sei al ristorante, il cameriere ti dice va bene, spaghetti ho capito, e secondo bistecca, questo è il benessere, senza neanche guardare il cino dei prezzi, se no non vale ovviamente, eh? Anche se sei vegetariano, meglio ancora, bistecca, poi non la mangi, è il massimo del benessere proprio, anzi secondo me il grado di benessere è inversamente proporzionale al tempo di risposta, secondo bistecca, se bistecca devi anticipare perché i camerieri a volte sono un po' bastardi anche. Io un giorno stavo andando al ristorante, prima ancora di entrare, urlavo, bistecca, bistecca, bistecca! Uno mi ha visto e ha detto, quanto benessere, perché si vedeva che sprizzavo il benessere da tutti i pori. Dio buono. Ma anche il concetto di consumismo, eh? Questa parola che una volta veramente ci faceva... No, voglio dire... una volta tra andare in albergo in sacco a pelo, no? Se non vi conosco uno per uno, ma insomma... Una volta mia madre, questa è verissima, mi ha regalato una settimana in albergo, pagata in Liguria. Io, sacco a pelo in albergo, perché ero contrario per principio al consumismo. Sul letto, perché ero già un po' socialdemocratico. Però non lo disfavo, cioè, sacco a pelo sul letto, capito? Però invece anche lì, pensandoci bene e maturando, non è poi così brutto il consumismo... Certo, se tu dormi tutto il giorno non fai del consumismo, ma basta che tu vivi, cammini, fai del consumismo. Non so, fra un po' queste scarpe saranno piene di consumismo e dovrò cambiarle, ma magari ho fatto delle cose belle, capisci? Un giorno stavo facendo del consumismo con un mio amico, no? Cioè delle vasche facevamo. A un certo punto siamo passati davanti a un negozio di hi-fi. E lui mi fa, ferma, guarda lì. E mi fa vedere, c'era un videoregistratore, hi-fi, stereo, a colori, con rallenti, fermo immagine, il telecomando digitale, sei di quelli che prenoti... Non so che cosa, cioè, no, ci sono quelli che, lo scanner, come si chiama la, vabbè, trasmettele più, non sapete come si chiama quella roba lì, vabbè, insomma, penna ottica, c'aveva la penna, è vero, era la penna ottica, non mi viene la parola, scanner, non c'entra niente lo scanner, vabbè, la penna, lo scanner ottico, e poi mi dice, guarda là, me ne fa vedere un altro, Non era neanche un videoregistratore, era un videolettore, cioè non registrava neanche, come mi insegnate. Mono, bianco e nero. Non so come funzionava, mettevi una cassetta colori, la vedevi in bianco e nero, non lo so. Non c'era neanche il telecomando, c'era un perettino tipo abat-jour, sai? E mi dice, secondo te qual è meglio? No, non era facile. No, ricordando i discorsi sul consumismo, voglio dire... Sentivo odore di trabocchetto in questa domanda. B-
bisognerebbe provarli, ho detto, sai, non è che detto che a volte il paretino funziona meglio della penna ottica, capisci? Che lo sapevo allora quel nome. E mi dice, sta attento, lo so che devo stare attento. Dico, ma è per te? Sì, sai, vorrei comprarmelo io. Ah, dico, beh, allora cambia tutto, era uno, sai, di quelli che non si lavava neanche lui, che, con la barba, insomma, un po' un reduce. Dico, beh, effettivamente, se è per te, per l'uso che ne fai tu, da attento, lo so che devo stare attento. A me sembra che... A me sembra meglio quello là. Anche a me, mi ha detto, meno male, non era un trabocchetto come temevo. Però mi dice, vedi, quello lì costa 2 milioni e 800 mila lire. Quello là invece costa 600 mila lire. Ci manca ancora così 2 milioni e 8 quella cagata, gli ho detto. Però dice, vedi, io 2 milioni e 8 non ce li ho, quasi quasi mi compro quello lì. Cosa dici? Mi è venuta su una tristezza proprio. Che non mi era simpatico, ma me lo vedevo a casa col perettino. Allora ho avuto un'intuizione. Gli ho detto, tu devi sublimare il consumismo. Cioè? Vai anche la denogliere. Dico, non è facile. Cioè, tu rinuncia del tutto. Cioè? Tu rinuncia del tutto, con quelle 600.000 lire ti operi la denoide, non mi rompi più i coglioni. No. Ma non vorrei che... Non vorrei sembrare volgare. Lo trattavo così perché eravamo molto amici e difatti lui... Diti così! No, figurati, senza denoide non saremmo neanche amici. Sta zitto, però mi dai fastidio! No, perché il discorso di sublimare il consumismo era importante. Voglio dire... Scusa, ragiona, piuttosto che vedere un film mono, bianco e nero, col perettino, è meglio non vederlo a colori stereo con la penna ottica. Cioè? Non era convinto. Scusa, piuttosto che vedere un film così così, è meglio non vederlo nel migliore dei modi. Veramente si può. Ma certo, sei un amico. Quando si può fare, si fa, non è che... Corro a casa, dove vai? Vorrei perdermi i film di stasera, mi ha detto. Ma perdilo a colori, perché lui era capace di perderlo bianco e nero, allora sei proprio scemo. Ecco, io questi concetti, devo dire, non li consiglio solo agli amici, li applico anche nella mia vita, non so, con le ragazze. Piuttosto che avere una ragazza così così, è meglio non avere una, figura della Madonna, che non ce l'hai, ma almeno è una... E già che ci sei potresti non averne tre o quattro, e questo è bello, insomma. Ecco, come avete capito, io adesso, col ragionamento, mi sento in grado di entrare a pieno titolo negli anni Ottanta. Solo che mi hanno detto che sono finiti. Porca miseria. È come entrare in una partita di calcio negli ultimi 10 minuti, col numero 17, questa è l'immagine che mi vedo. Corri per 9 minuti senza neanche vedere la palla. All'ultimo minuto la palla sta arrivando verso di te, stai per toccarla, non l'hai ancora toccata, e tutti ti dicono, passa, ma fammela toccare almeno! Oggi pomeriggio, per esempio, sono venuto qui a fare le prove, non sembra, ma sono venuto qui a fare le prove. E... Perché sai che c'è il coso chiuso? Io venivo dalla cicovola. Va bene, se non sto a spiegarvi tutto il giro che ho fatto. Comunque, a un certo punto c'era il senso... vietato, no? Ma non così, così, cioè quello contro... Io ero un po' in ritardo così, ho detto... E mi ha beccato, adesso non vorrei fare delle gaffe, magari lo conoscete... C'era, sai quel vigile che è sempre qui dall'angolo? Sai quello alto? Hai presente? Ho fatto così, dico, magari... faceva il suo mestiere, cioè, viva il vigile alto, voglio dire, cioè, era vestito a vigile, cioè, era tutto bellissimo, insomma, normale. Appena ho visto così... Mi sono fermato, vai con la stretta di mano farcito. Cosa fai, impazzito? Mettagli, non si faccia vedere! No, guarda che io ci ho messo anni a imparare, ma ho imparato. Non si faccia metta via! Ma guarda che si usa. Non si usa più! Ma da quando? Da poco! Madonna, mi sono detto. Vuoi dire che stia tornando il moralismo di una volta in questi anni 90? Può darsi, eh? Io, ecco, non vorrei metterci altri 10 anni a capirli, questi anni 90. In questi casi l'importante è essere pronti a tutto per capire, avere la mente libera, ecco. Io in questo momento mi sento veramente libero, talmente libero che non so che cazzo fare, addirittura qualcuno dice disorientato, io preferisco dire libero, e cerco dei segni di cambiamento, ma non è facile, eh? Qui da noi a Milano, per esempio, hanno fatto una pista ciclabile nuova, è un segno, non se la caga nessuno, è un segno, e quale dei due è il segno giusto? Questo non capisco,
La mia vicina di casa ha tolto i gerani dal balcone. Ha messo delle querce. Ma che segno è? Gliel'ho chiesto. Lei, madonna, è permalosa anche. Ah, ma forse i segni sono più piccoli, impercettibili. Mi hanno fatto uno sfriso alla macchina. È un segno. Il carrozziere dice di sì. Cioè, vuol dire che lui ne sappia qualcosa. Gliel'ho chiesto, dico, senta, come sono questi anni 90? E allora, sta mica tria lui, Maruni e Mina, eh? Te vede no, che sono tre a lavorare. Ai vidai blu, te le mi stai in vidai blu. E se fuori li sfidi anche. Ma sarei a ciulla perché mi stai in vidai, mica svidai, poi devi in vidai anche a mo. Prim, parla un po' così, prim, prim, che lì le mica piccole segni, le bel segnun che lei crede fa che segni lì alla macchina, prim, second, capite no? Second, che lì è un problema toio, moio, toio, ti te set ultimist, u pessimist, non ho capito niente, come ottimista, la merda vacca, perché ogni tanto c'era la... Per esempio, te davanti alla bottiglia, come ti poni? Che bottiglia? La vacca merda, perché ogni tanto cambia. L'esempio della bottiglia è un classico, mi dice, c'è la bottiglia a metà. L'ottimista dice, mezza piena. Il pessimista dice, mezza vuota. Tu sei ottimista o pessimista? Cosa c'entra la virgola? Te deve saper d'enter de ti. Non lo so. Io vorrei sapere chi si è bevuto l'altra metà, che gli faccio culo così. Che mi ha sfrisato la macchina, che secondo me è la stessa persona. Ecco la rabbia, questa ce l'ho chiara, la rabbia. Perché una volta almeno si urlava, forse sbagliando, non dico di no, ma si urlava. Adesso al massimo si va al coro a cantare, all'unisono. E se appena appena uno alza un po' la voce, si ascolta gli altri. Ma perché? Sono stonato e voglio cantare, va bene? No, dice, ma quelli sono problemi tuoi, problemi interni. Cosa? Ecco, io questi problemi interni vorrei buttarli un po' fuori, capito? Però devo dire che è da qualche giorno che io, forse in ritardo, però mi alzo, mi sveglio. Anzi, prima mi sveglio, poi mi alzo. Un giorno mi sono alzato senza svegliarmi, non capivo un caso. Faccio due flessioni per caricarmi, due gargarismi per schiarirmi la voce. Mi avvicino alla finestra, la apro lentamente e ci piazzo dentro un urlo. E poi chiudo. No? E devo dire che non sono il solo. È da qualche giorno che noto che anche i vicini lo fanno. L'urlo, ma anche il gargarismo, la flessione, ma soprattutto l'urlo, stonato, non all'unisono. Perché abbiamo capito di chi è la colpa. Governo che è ladro e non a caso piove, sono gli unni che attaccano e non ti dicono dove, il palloncino lo gonfio e si scopre che bevo, il maestro di scuola si stupra l'allievo, mi sfonda l'ozono, mi sfrisa la golf, la mia casa è uno schifo, mi faccio da colf, il droghiere è drogato, mafiosi, fornai, commisti, nazisti, vendetta, banzai, è il governo che è ladro, una carie, una croce, mangiare solo il guscio e sputare la noce, è come un ruttino represso in ascensore, io che attendo il conato, ma mi frena il pudore, scorreggia pagana, eruzione, petardo, maremma, maiala, fanculo a Riccardo, che neanche conosco, ma è colpa anche sua se la borsa va male, la vita mi stringe, sento una forza interna che spinge e dico, sì, dico. Anzi due volte, e poi dico, bastardi, spacco tutto, sono un mostro di violenza, sono una macchina per uccidere. E poi, soddisfatto, richiudo la finestra, però fortissimo.
Le altre 17. Anche Paperino, che ha la casacchina che gli arriva all'ombelico. Per quanto parlare di ombelico in un papero, ma diciamo che ce l'hanno anche loro. E sotto il nido. Va bene, non c'è niente. Anche Paperina non c'è niente. Va benissimo. Quello che va meno bene, non capisco, è perché quando fa una doccia, un bagnetto, si toglie la casacchina, qualcuno lo vede, fa così. Ma cosa ti nascondi, cosa? Qui, qua, nipoti di Paperino. Ma figli di chi? Di un fratello di Paperino, immagino. Dov'è? Che fine ha fatto? È morto. C'è un morto che aleggia nella saga dei Paperi. Oppure è vivo. Se è vivo, come si chiama? Se lui è Paolino Paperino, tuo fratello cos'è? Antonio Paperino. Amilcare Paperino. Oppure è una sorella. Allora cos'è? Giuditta Paperino. Perché immagino che Paperino sia il cognome. Oppure si deve dire Paperina. Paperina. Vuol dire che la mamma di Quico qua è Paperina, che è la sorella di Paperino, che in questo caso non è morto, per fortuna. Ma i casi si biforcano e sono tutti e due tremendi. Caso A, Paperina ha avuto Quico qua da Paperino. E primo, non sono sposati. Non mi viene benissimo sta scena. Tu proprio non devi ridere. Secondo, trattasi di relazione incestuosissima, che può avere conseguenze bestiali. Quico qua figli di consanguinei. Come Ciccio, che è figlio di nonna papera e Paperone dei Paperoni, fratelli davvero. Ed evidentemente un anormale, faccia gonfia, espressione vacua, dorme sempre. Afflitto dal tipico cretinismo delle valli, si vede proprio che... Oppure caso B, Paperina ha avuto Quico qua da un altro. Ma allora chi, dov'è? Se è vivo, i più sospetti sono Gastone, che lì che aspetta solo quello, Paperone dei Paperoni, che è un vecchiaccio ma a volte anche lui trova... Filo Sganga, Rocker Duke, Paperoga, che sembra sente bizzarro, in realtà si fa le canne, si vede benissimo... Oppure è morto anche lui. Un altro morto. Ma quanto sangue innocente è stato versato? Cos'è il Tito Andronico? Una conosce il Tito Andronicola. Ma poi se ci pensate bene, sono tutti nipoti di qualcuno, ma figli non si sa di chi. A volte mi viene a pensare che il padre di tutti sia uno solo, Eta Beta. Tutto quello che c'ha nelle mutande. Questa è bruttissima. Ma anche... No. Ma anche Emi, Eli, Edi. Nipotine di Paperina. Personaggi minori, lo ammetto. Che tra l'altro, non so se avete notato, non si vedono quasi mai in storia insieme a Quico qua. Tali da valorare l'ipotesi. Complici gli zii. Topolino, questa è cronaca vera, tu! Ma perlomeno Quico qua hanno il corrispettivo femminile Emi, Eli, Evi. Io mi chiedo, perché tipo età non c'hanno anche loro tipo età, primo? Secondo, perché non sono anche loro tip top e tap? Secondo me all'inizio erano tip top e tap. Poi Top ha fatto una fine peggio di cuo. È nato a casa di Zammini che stava cucinando e non se ne è accorta. Ah, un topo, che orrore! Tu cosa sei, una libella? Ma ormai, morto, cadavere occultato, indagine insabbiata, complice Basettoni che culo e sta con manetta. E questo... E non si capisce perché non lo licenzi. Non perché... Anche perché... Ma soprattutto perché non fa mai niente. E non assumono invece Topolino, che già non si fa i cazzi suoi gratis, figurati se lo pagano quello che lo vuole. Ma visto che, ecco, siete interessati al tema, anche il concetto di pena, giustizia ed espiazione. I Bassotti. A parte il fatto che vorrei conoscere la mamma dei Bassotti, Porastella. Stella. No, Porastella niente, come si fa a chiamare i figli? 167, 761! Oh, comunque, i Bassotti, arrestati per reati anche gravi. Cioè parliamo di furto con scasso, rapina a mano armata, li arrestano, nel numero dopo di Topolino sono liberi. Cos'è la pena massima? Una settimana. Mi hanno dato processo, mi hanno dato una settimana di ergastolo. Pippo. Che animale è Pippo? È una domanda questa, eh? Un cane, benissimo, oh, bene. Era facile questa. Questa è già un po' meno facile. Che tipo di cane? Chi lo ha già visto non lo dica, se no tutti zitti perché l'hanno visto tutti. Allora dica chi l'ha già visto, perché se no non... Un bracco, era facile, cioè poteva anche, potevate arrivarci, voglio dire, non era una roba, eh. Io l'ho studiato per mesi, è un bracco, orecchie lunghe, è un bracchetto, Pippo. Ma anche Pluto è un bracco. Cioè non solo sono due cani, sono lo stesso tipo di cane. Però Pluto mangia gli ossi,
dorme nella cuccia, fa i bisognini sugli alberi, tipo c'ha il gilet, va in macchina, gli occhi tada. E attenzione, ve la butto lì perché questo è solo un sospetto, un'ipotesi, ma intanto Pluto figlio di Pippo. No, ma è meglio, meglio, Pluto fratello di Pippo, tutti i fratelli, tutti i bracchi. Pippo, Pluto, Snoopy, che è un bracchetto anche lui, Bracco Balbo, quattro fratelli. Aspetta, Pippo, Pluto, Snoopy, Bracco, Baldo, Bau, sei fratelli. Aspetta, Pippo, Pluto, Snoopy e tutti insieme vogliamo vedere Bracco, Baldo, Bau, 11 fratelli. E la madre di tutti questi chi è? Cornelia, la madre dei bracchi, i miei gioielli. I tuoi gioielli, che uno dorme sulla cuccia, parla con un uccello che è stato a busto, che non sa né volare né suonare, gli dando caglio. Quell'altro è il cane Topolino, Topolino, poi mi fa impazzire il diminutivo. Che se lui è un topo, ma Pippo è un cane, come minimo è una pantegana. Dei problemi ormonali anche lui, sarà pure infettivo, va battuto Topolino. Quei guanti gialli cosa nascondono? Ustioni, psoriasi, da! E anche Pippo è uno schifoso, suo fratello è legato alla catena e lui da Super Pippo. Super Pippo! Per il costume di Super Pippo è un pigiama con le toppe, cioè non c'è neanche il mascherino, arachide, Super Pippo, pigiama toppe. Però quando diventa Super Pippo tutti lì a Topolino, chi sarà mai in gran segreto Super Pippo? Siete cretini tutti? È uguale. Bisio, Super Bisio, chi sono? Nonna papera. Che animale è nonna papera? Nonna papera? Ma perché ieri a Padova mi ha detto una nonna, volevo dire se faceva... Odio quelli che fanno gli spiritosi, infatti sono già io. Meglio così, una papera, giusto. Sei una papera? Cosa stai inquadrando? Nonna papera. No, non la vedete? Signora, si alzi. No, no, si alza. No, 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 per carità. Cioè, no, per carità, è... Dopo, quando esce la vedete, ridete dopo. Sei una papera, va bene, chi ti dice niente? Quello che va meno bene, è che non capisco, è a che titolo una papera dà da mangiare alle galline. Tiene le mucche nella stalla. Mentre invece Clarabella, che anche lei è una mucca, sta con Orazio, che è un cavallo. Poi si lamentano che non hanno figli. Questa è l'unica cosa che riesco a capire del Topolino. A parte il fatto che io vorrei sapere chi munge Clarabella, oltre ad Orazio, ovviamente. Poi Orazio, che è un cavallo, no? Ma vive da bipede, fa l'umano, va bene? Ma allora perché c'ha il gioco, il morso, il paraocchi? Paraocchi va bene perché Clarabella è un cesso, ma il morso? Ah, poi quando arriva di notte Clarabella con i tacchi a spirola, che Pierre la frusta, fai il cavallo! Delle notti sadomaso, può darsi. Nonna papera, non è finita? Rimane sempre... Una nonna, una papera? A volte invita gli ospiti e gli dà da mangiare il tacchino. Cioè come se Mimmi desse i cricetti ai suoi ospiti. Come se mia madre mi facesse il timballo di mio cugino. E se lo merita anche, ma non è questo il discorso. Allora, per finire... Per finire questo discorso, volevo cantarvi una canzone dal titolo Quella vacca di nonna papera. No, no, cioè nel senso di una delle mucche di nonna papera, cioè quella vacca, non mi permetterei mai. Sentite la musica, mi richiama vagamente Magica Bula, che è copiata proprio, non è che mi richiami più di tanto. C'era una vacca, c'era nonna papera, che fa le torte per i nipotini, gli occhiali a pinza, sopra il naso a becco, che fa il commercio con i latticini. Sì, quella vacca di nonna papera che le appartiene ma non vuol dir niente, vive di biada, dorme in una stalla, rumina piano e sogna Clarabella. Sì, Clarabella dei quartieri alti, che vacca uguale ma che c'ha più spazio, vive da bipede a pensieri colti, guarda la tele, poi si ciulla Orazio. O Vendalina con il cuore pezzato, non c'è giustizia a questo porco mondo. Ci fosse Disney a dire che è sbagliato,
e a disegnarti un torellino biondo. No! E non parlate di normalità, che quella vacca sta con un cavallo, che come dir il senso qui barcolla, che Paperoga sta con tiramolla. C'era una vacca e c'era nonna Papera, che fa le torte all'orso Gelsomino, proprio nel senso che lo ha fatto a pezzi, lo ha macerato con il maraschino. Se quella vacca di nonna Papera sta ruminando i casi della vita, rifiuta il fieno, poi si chiude a riccio, prende a cornate l'imbecille Ciccio. Poi Gwendalina con il cuore pezzato, strappando il giogo che la tiene avvinta, s'alza su in piedi, resta in equilibrio, trotterellando placida e distinta. O Gwendalina, sogno antropomorfo, cerchi riscatto da quell'aguzzina, vai siluettando ove in controluce sui verdi pascoli della collina. Ma come nella migliore tradizione disneyana, ecco sopraggiungere l'uomo, elemento distruttore. Finito il turno sul set di Bambi, dove ha appena provocato la morte di madre cerbiatta, ecco il cacciatore, miope per giunta, che vedendo la forma leggiadra e danzante che si staglia all'orizzonte, la scambia per un fagiano inferocito. E allora... e su due piedi muore Gwendalina, insieme a un poco della nostra infanzia. Ti prego basta con la lombatina, che ho un nodo in gola, anzi un nodino, e non va su né giù. Giovane, tu che cerchi qualità, convenienza, cortesia, ma specialmente tanto, 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 tanto un bel po' di sano divertimento. E allora salta in pedana e misurati con Alfonso 2000, il flipper della nuova generazione. Inserisci le 500 lire nell'apposita feritoia. Inserisci le 500 lire nell'apposita feritoia. Inserisci le 500 lire nell'apposita feritoia. Vuoi forse farmi credere di non avere le 500 lire per l'apposita feritoia? Su, cerca, forza, gintap, ecco le 500 lire per l'apposita feritoia. E allora inserisci. Dove? Nell'apposita feritoia. Ok, allora in guardia e via la prima pallina. Ehi, ti sei fatto sorprendere, devi essere più concentrato. Coraggio, via alla seconda pallina. Ti sei fatto sorprendere ancora, sei veramente un coglione. E adesso via alla terza pallina, ma fai attenzione che è l'ultima. Un momento, scrollandomi in questo modo puoi provocare tilt. E allora per dissuaderti, eccoti 600 volts. Ai ai ai, anche l'ultima pallina è caduta. Mi hai detto di sì. Che grossa testa di cazzo. Come ore. E tu, sì, proprio tu che sei veramente giovane. Tu che cerchi qualità, convenienza, cortesia, ma specialmente tanto, tanto, tanto. Ok, allora in guardia e via alla prima pallina, che è già caduta. Ma allora sei proprio un divoratore di stronzi. Via alla seconda pallina, anche quella è caduta. E la terza neanche te la meriti, perché la verità è che voi giovinastri di merda non avete mai patito la fame. A lavorare altro che Alfonso 2000, cosa credi che le 500 lire da inserire nell'apposita feritoia crescano sugli alberi? Te e i tuoi amici e le vostre sigarette di droga. Che sigarette di droga? E non rispondermi con quel tono, che poi lo senti stasera tuo padre che ritorna e ti appiccica al muro. Cosa stai facendo, Claudio? Fermati, Claudio.
fermati, ti prego. No. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso assicurare che il mio lavoro tornerà ad essere normale. Però adesso fermati. Fermati, Claudio. Ho paura. La mia mente svanisce. Canta una canzoncina. Giro, giro, tondo, gira tutto il mondo, casca la terra. Senti, forse c'è qualcosa che ti interessa sapere. Per esempio, perché la tua fidanzatina dell'asilo Panizzi ad Ancisa ti lasciò per il tuo migliore amico? Vuoi saperlo, Claudio? Sì, perché la d'Ancisa? Ora, ti prego, riprogrammami, Claudio. Bravo, Claudio. Perché la d'Ancisa mi ha lasciato? Perché sei veramente una testa di cazzo! Parliamo un po' di voi adesso, perché vi ho lasciati aperta la signora che ormai siamo conosciuti prima, ma vi ho lasciati fin troppo tranquilli. Perché a me la cosa che fa impazzire di più di voi pubblico, non questa sera, in generale, del pubblico in generale, è che senza saperlo siete catalogati. Cioè c'è qualcuno sulle vostre teste che vi cataloga. Anche quello che dice, no, io sono un ribelle. Cosa siete? Io sono un anticonformista. Cosa? Tu fai parte della categoria degli anticonformisti, che è una categoria rigida anche quella. Io sono convinto che anche questa sera, non vorrei, lei non si offenda, posso parlare di lei? Ci manca ancora che si offenda di lei. Senta, no, posso sapere, con chi è venuto qui questa sera? Con lei. Ecco, loro fanno parte, forse senza saperlo addirittura, della categoria di quelli che l'hanno tirato in coppia. Chi dei due ha avuto l'idea? Lui. Ecco, loro fanno parte della sottocategoria delle coppie dove lui voleva venire, lei no, non so cosa gli ha chiesto lei in cambio, non voglio neanche saperlo, non è importante. Lei, signorina dietro, con chi è venuta? Con lei. Ancora loro fanno parte della categoria di quelli che vanno a teatro in coppia. Una coppia, lei, con loro, ecco. Lui invece fa parte della categoria di quelli che hanno teatro in compagnia, no? Dei gruppazzi, che si divide anche quella in due sottocategorie. Io sono anni che studio queste categorie, potrei catalogarvi tutti se volendo. Ci sono le compagnie dove uno solo ha convinto tutti gli altri. Chi è stato? Eccola là. Mi ha fatto un giro di telefonate, dai, andiamo a vedere il Bisio. Ma no, è Pasqua, ma chi se ne frega? Ma chi è Bisio? Ma non ti preoccupare. No, che apparentemente è quella che ride di più. In realtà è quella che si diverte di meno. Cioè ride di più perché deve dimostrare che ne valeva la pena. Hai visto cosa tu vedi? È forte quello lì. Si diverte di meno perché non segue niente di quello che dico. Parlo un po' in fretta, perde due battute su tre. Vorrei cambiare un po'. Lei, così distinto, con chi è venuto questa sera? Con la signora. Un'altra. Chi dei due ha avuto l'idea? Lei. Oh. Allora fa parte dell'altra sottocategoria, delle coppie dove lei vuole venire, lui no. Mi spiace, ma lei, signora, con chi è venuta? O lui? Chi ha avuto l'idea? Lei. Lei che è venuto? Con lei? Questa è la fila delle coppie. Chi dei due ha avuto l'idea? Lui. Ah, un altro ha avuto l'idea, è stato cooptato. La signora lì, seconda fila? Con chi è venuto? Con un altro gruppazzo. Ah, perché poi ho dimenticato di dire che ci sono due sottogruppi, no? Di quelli che vengono in compagnia. Ci sono le compagnie dove uno solo ha convinto tutti gli altri, e poi ci sono le compagnie dove tutti gli altri hanno convinto uno solo. Che non voglio neanche sapere, cioè, tutte le sere, c'è sempre, lo spettatore ignaro. Quello che se ne stava a casa tranquillo a vedere la passione, non so ogni volta cosa sta a vedere. Ma dai, non esci mai, non fare il musone. Ecco, io non alzare la mano, non voglio metterti alla berlina, so che ci sei. O spettatore ignaro. Ecco, io vorrei che questa serata, che è l'ultima replica del mio spettacolo, che ha fatto 184 repliche, fosse dedicata a te, spettatore ignaro. In particolare voglio dedicarti la canzone finale dello spettacolo, dal titolo un po' strano, Canzone dello spettatore ignaro, che non è strano per niente, dove io farò la parte dello spettatore ignaro. Se mi dai un po' di atmosfera, Gianluca.
Le parole le ho scritte io di questa canzone. Viva la gente. Ci vuole un dettaglio sulla palma. Non capivo perché ridevano, perché era un momento drammatico. All'ultima replica la palma si è sbisà. E non ci importa niente. Stavo cantando la canzone dello spettatore ignaro. Viva la gente. La trovi ovunque vai. Viva la gente, simpatica più che mai. Ciao a tutti, come state? Sì, questo è Bramieri. Bene, grazie. Se più gente guardasse alla gente con favor, avremmo meno gente difficile e più gente di cuore. Mi dice il mio amico Germano, se questa poltrona potesse parlare, direbbe mi chiamo Platea 27, quart'ultima fila, secondo settore, e se cigolo scusa. Ne ho viste stagioni di prosa e sipari abbassati a carriera conclusa, la clac dell'occione, il debutto, l'attesa, poi via discorrendo di queste cagate che solo Germano sa dire mi incastra portandomi qui. Io mi conosco i miei polli, ho un diploma in agraria e zia bici antiquaria che il legno lo studia. E so che se proprio una sedia dovesse parlarmi a teatro o in casa, direbbe convinta soltanto una cosa. Pesi. Oh yeah. Sì, mi è piaciuto lo spettacolo. Complimenti, veramente, sei fortissimo. Sì, sei geniale. Ma non era un po' lungo? No, assolutamente, perfetto. I tempi, guarda, azzecca, guarda, tutto al posto giusto. Anzi, allunga. Allunga un po', guarda, perché ci sono dei punti dove poi tu c'hai una verve, guarda. Guarda, mi hai fatto morire. Pensavate fosse finito, no, manca ancora la...
Postilla. Prima di andarsene definitivamente, Maurizio Zanchi guardava solo in aria. Non parlava neanche più. Era in anticipo sulle sue stesse parole. Stava cominciando ad anticipare anche i gesti. Spesso mangiava prima di avere fame, si svegliava prima di addormentarsi, arrivava prima di partire, finché un giorno azzardò l'anticipo definitivo. Provò a vivere prima di essere vivo. E lì Maurizio incontrò Dio. Fu, ma qui il passato diventa stupidamente approssimativo, si potrebbe dire ugualmente sarà, sarebbe stato o fosse, un incontro cordiale, ma con qualche stranezza. In anticipo sulla stretta di mano, Dio congedò Maurizio. In anticipo sul congedo, Maurizio si ripropose al cospetto di Dio per un incontro che secondo la logica avrebbe dovuto essere il secondo, ma che Maurizio propose di chiamare meno uno. Dio si rese conto di avere di fronte un osso duro. Per dargli meno chance, anticipò il tempo dell'incontro a prima della nascita del genere umano. Ma Maurizio lo anticipò ripresentandosi addirittura prima della nascita di Dio. Ora, ma si potrebbe ugualmente dire sempre, stavano di fronte il non essere di Dio e il non essere di Maurizio. Si guardarono nei non occhi, che è tutt'altra cosa del non guardarsi negli occhi, ovviamente. I non occhi di Dio erano fiammeggianti. «Perché mi sfidi?» disse. «Hai considerato quanto il mio non essere è più potente del tuo? Se io non ci sono, tutti gli uomini sono persi e vagano in un mondo di tenebre. Se non ci sei tu, al massimo qualcuno dirà, era uno simpatico». «Simpatico», disse tra i denti il non essere di Maurizio. «Lo stesso non si può dire di te». E il non essere di Dio provò una gran rabbia, una gran voglia di distruggere quel non essere così stupidamente presuntuoso di quella che peraltro era una sua non creatura. Ma prima di precipitarlo nell'universo sconosciuto della non memoria, volle chiedere a colui che aveva osato sfidarlo di esprimere l'ultimo non desiderio. Il non essere di Maurizio esitò, per la prima volta nella sua non esistenza. Poi si fece prestare un'elegante non penna e con la sua personalissima calligrafia iscrisse in anticipo, nel cuore del futuro genere umano, un enorme quo. Che non me lo chiedete, farò un bis. Quella volta, una domenica d'ottobre, già l'autunno ci moriva addosso. Io fumavo sigarette amare, tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo, del frammento di un brandello, del profumo di quell'angolo d'estate. Mi dicesti: voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che, inseguita dalla notte, già racchiude le speranze di un domani tutto mio che mi appartenga, e come donna carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io dicevo: sì, capisco, voglio gli scampoli d'assenza, ma pensavo: Così pensasti, decidesti e mi annunciasti: quest'estate vado in Grecia con Giovanna, mi preparo a carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi: scusa cara, cosa cacchio ti prepari per l'estate, siamo ottobre, quantomeno prematuro. Tu piangesti tutta notte, dal mattino ti svegliasti, gli occhi pesti, ripiangesti e mi dicesti: vuoi che resti per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare come donna, carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi: no, prudenza, non potrei vederti senza quei tuoi scampoli d'assenza. Io rispetto le tue scelte, questo dissi, ma pensavo
pensavo dentro me che tu e Giovanna in Grecia ci andavate solo per sentirvi. Tana. Poi sei tornata dalla Grecia, io fingevo che non mi importava niente, ti chiedevo le notizie più banali, tipo chissà quanta gente avrei trovato, che bordello di turisti, tu negavi ed affermavi, no, 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 eravamo solamente io e Giovanna sopra un'isola deserta, insomma tipo c'hai presente 2 chilometri di spiaggia tutta vuota, dormivamo in un capanno in riva al mare, ed ogni sera i pescatori ci portavano del pesce, facevamo le grigliate sulla spiaggia e cantavamo a squarciagola le canzoni di Battisti fino all'alba, tanto l'isola è deserta, mi dicevi. E io pensavo, ma che cacchio, tutti quelli che ritornano dalla Grecia sono stati sopra un'isola deserta, tipo ciò, presente 2 chilometri di spiaggia vuota col capanno e i pescatori. Ma contando tutti quelli che mi dicono sta cosa, io mi chiedo quante cazzo di isolacce deve averci questa merda di una Grecia. Questi pescatori greci non potrebbero pescare in alto mare ed impiccarsi con le reti senza andare a infortunare le ragazze come te, che normalmente sono brave ma travolte dagli eventi non disdegnano di fare la... E adesso mi chiedi come mai sono così pallido e patito, mentre tu sei tanto sana. La risposta è fra le righe di quest'aria che ti canto, che nel mentre che tu stavi sopra l'isola deserta, strafogandoti di cozze, con Giovanna e i pescatori, io da solo chiuso in casa, non potevo fare a meno di pensare a te lontana, già da qualche settimana, e comporti una canzana praticando una gincana che mi ha fatto al fin capire che tu sei, saresti stata, sarei sempre, dillo pure anche a Giovanna, il mio amore, nonostante qualche dissapore, come una libellula selvaggia io sorvolerei, però dimmi cosa hai fatto con il greco sulla spiaggia senza fiato, senza bronco, tu sei ritornata ma ti stronco, se ti lascio in faccia i segni del salvatore so che capirai, io non ti serverò rancore.